Dispiace, poi sai, il gol lo puoi subire, è come sbagli il rigore, dopo provi in tutti i modi e non ci riesci. Poi arriva subito quell'espulsione lì. Capita, però siamo stati bravi, ci abbiamo provato in tutte le maniere. Dobbiamo stare tranquilli, ricominciare a questa partita perché i campionati passano anche da questi passi falsi. E faccio comunque complimenti ai ragazzi perché veramente ce l'abbiamo messa tutta. Purtroppo è andata così, il calcio è questo e dobbiamo continuare lo stesso su questa strada. Faticate tanto a capitalizzare quello che costruite? Sì, purtroppo è forse un periodo che si arriva là, ma non riusciamo a buttarla dentro, ma sono sicuro che piano piano con il lavoro le cose miglioreranno. Vorrei anche sottolineare comunque a fine partita la curva che vi ha chiamato sotto per incitarvi perché si rema tutti nella stessa direzione, il segnale è chiaro. No, sono stati fantastici, noi siamo tranquilli, sappiamo che loro saranno sempre con noi e niente da dire, con loro sarà tutto più facile. Vorrei anche una tua considerazione sugli episodi, potetico fallo su Poggesi, ma anche l'espulsione e poi nel finale quel tocco di mano in aria che sembrava esserci, come hai visto da dentro il campo. No, ti dico la verità, non voglio neanche commentare perché queste cose non c'è da dare la colpa a nessuno, la colpa è soltanto nostra e dobbiamo continuare a lavorare. Il calcio è fatto di episodi che a volte sono a favore, a volte ti vengono contro, ma dobbiamo continuare così.